Il viaggio del presidente inizia da Fiuggi. Mario Abruzzese partecipa all'iniziativa promossa dall'assessore regionale al turismo Stefano Zappalà. Promuovere le più belle città del Lazio, non più attraverso Deplian e pubblicazioni, ma grazie al racconto dei giornalisti che da tutto il mondo sono stati invitati nelle nostre città per viverle, scoprirle e raccontarle ai loro lettori. Abbiamo questo incontro con tutti i giornalisti del mondo proprio per far toccare con mano le nostre bellezze, le nostre tipicità, il nostro turismo culturale, il nostro turismo religioso. Quindi un territorio che deve essere venduto non attraverso i Deplian, ma attraverso una conoscenza diretta. Abruzzese fa tappa nella città di Arpino. La città è in pieno fermento, visto che di lì a poco ospiterà il certamen Ciceroneanum, la gara di traduzione dal latino che ogni anno chiama a raccolta in Cioceria centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo. Proprio ad Arpino, in quei giorni, si inaugura la nuova sede della Fondazione Mastroianni, che si trasferisce nelle storiche sale del castello Ladislao. Credo che la cultura debba essere considerata in questo momento storico anche un veicolo importante da un punto di vista economico, quindi la cultura deve essere concepita come un'industria vera per cercare anche di dare una risposta in questo momento difficile al nostro territorio. Pochi giorni dopo, il presidente partecipa al tour promosso dal consorzio di bonifica Valle dell'Iri, che incontra studenti e cittadini per una campagna di sensibilizzazione sul ruolo, sui compiti e sulle attività dei consorzi. L'importanza del ruolo dei consorzi oggi nel Lazio, che spesso li troviamo oggetto di contestazione da parte dei cittadini e devono pagare il canone, è un ruolo molto importante nella difesa idraulica, soprattutto per quanto riguarda il reticolo minore. Questi enti, come spiegherà il presidente abruzzese parlando al Teatro Manzoni di Cassino, risultano particolarmente preziosi sia come strumento a sostegno dell'agricoltura, sia per la difesa del patrimonio ambientale e del territorio, sia perché gestiscono sapientemente le attività di prevenzione del rischio idrogeologico. È un ente importante, strumentale, a servizio del territorio per rafforzare da un lato il segmento agricolo e quindi rafforzare le produzioni e nello stesso tempo assistere le piccole e medie imprese nel settore dell'agricoltura, dall'altro però un ruolo ancora più importante per la salvaguardia dell'ambiente, per l'assistenza idrogeologica del nostro territorio. Quindi oggi siamo qui per confrontarci con i ragazzi, con i giovani, con il futuro del nostro paese, per far capire loro l'importanza di un ente strumentale al servizio del territorio, dell'ambiente e delle imprese. La vicinanza al territorio e alle sue più importanti realtà produttive è testimoniata dalla partecipazione di Abruzzese alla tavola rotonda promossa a Cassino dal sindacato UIL per fare il punto sulle strategie di rilancio dello stabilimento Ciociaro della casa automobilistica torinese. Il mercato dell'auto, a differenza di quanto accadeva 20 anni fa, è molto differenziato dal punto di vista dei prodotti. Per fare un esempio, si sono costruite ogni anno 600.000 Uno e anche all'inizio l'appunto produsse più di 400.000 esemplari ogni anno. Oggi nessuna casa automobilistica può vantare cose di questo genere. Prendiamola delle case automobilistiche di grande successo commerciale, come lo ottengono? Offrendo moltissimi prodotti, moltissimi modelli. La Regione Lazio non può concedersi distrazioni rispetto al suo impegno istituzionale a tutela del lavoro. Il periodo di crisi e le difficoltà dell'economia mondiale non possono rappresentare una minaccia per la salvaguardia di un sito produttivo strategico per l'intera economia della provincia di Frosinone. Credo che una pubblica amministrazione che si rispetti, una pubblica amministrazione seria, il Consiglio regionale del Lazio deve necessariamente affrontare la crisi del mondo del lavoro in tutti i suoi aspetti, dall'aspetto edilizio, dall'aspetto commerciale, artigianale, agricolo, turistico, cinematografico,
e industriale. Quindi su questa linea noi ci stiamo muovendo, abbiamo approvato molti atti importanti a sostegno dell'economia del Lazio e nello stesso tempo guardiamo con grande attenzione allo stabilimento Fiat, perché rappresenta una perla vera del nostro sistema industriale regionale, visto e considerato che è l'industria più importante del Lazio e l'industria più importante del nostro paese. Il Consiglio regionale e il suo presidente, in vista della prossima stagione estiva, raddoppiano l'impegno sulle campagne di sensibilizzazione per diffondere la cultura delle donazioni del sangue. Il presidente Mario Abruzzese affronta l'argomento incontrando gli studenti delle scuole del Lazio e partecipando personalmente alle iniziative promosse sui territori provinciali, come a Ripi, in occasione dell'iniziativa varata dalla Proloco. È qui che Abruzzese rilancia il valore dell'associazionismo e del volontariato. Noi come Regione Lazio stiamo lavorando con grande serietà, soprattutto nel campo del volontariato. Proprio alcuni giorni fa ho presentato al Forum della Pubblica Amministrazione una iniziativa qualificante per il nostro territorio: dona un'ora della tua attività, della tua vita al volontariato. Finita la campagna elettorale, Abruzzese torna a Frosinone per abbracciare i giovani studenti nella condivisione di un tema sul quale il presidente del Consiglio regionale ha speso molte energie: la legalità e il rispetto dei valori condivisi che disciplinano i rapporti sociali. Da Roma a Rieti, da Viterbo a Latina, da Cassino a Frosinone, sul tema della legalità abruzzese sceglie di stare in prima linea, privilegiando il rapporto e il confronto con gli studenti. Abbiamo deciso di trattare questo tema, la sicurezza e la legalità, un tema che riguarda in modo particolare il nostro vivere quotidiano, un bene che dobbiamo difendere. Crediamo che attraverso il messaggio che noi trasmettiamo, possiamo tutti quanti insieme dare quel messaggio di unità, di coesione, proprio per trasmettere ai giovani che le istituzioni e le forze di polizia vogliono veramente lavorare con grande serietà per difendere un bene prezioso che è la libertà. L'economia del Lazio, e in particolare delle province di Frosinone e Latina, è fondata sulle piccole e medie imprese. Ecco perché, oltre a seguire personalmente lo sviluppo delle strategie industriali della Fiat di Cassino, Abruzzese si muove anche sul fronte della tutela e dello sviluppo delle piccole e medie realtà produttive, il cuore pulsante del sistema economico regionale. A Sora Abruzzese partecipa al seminario promosso dal PDL e al quale interviene anche il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. In Europa ci sono 23 milioni di piccole e medie imprese, basterebbe che ognuna di queste desse un posto di lavoro a un giovane, avremmo 23 milioni di giovani occupati. Cosa fare per aiutare? Certamente dobbiamo risolvere il problema dell'accesso al credito. C'è una legge europea che impone alle amministrazioni pubbliche di pagare entro 30, in alcuni casi 60 giorni, le imprese fornitrici, come devono le grandi, con le stesse regole, pagare alle piccole. Io ho chiesto al ministro Passera e a tutti i governi dell'Unione Europea di recepire questa norma comunitaria, che è obbligatoria, cioè che deve essere introdotta entro marzo 2013, di introdurla prima. Mi sto puntando molto su un piano d'azione per il settore dell'auto. Ho incontrato Marchionne, sono riuscito a ottenere inoltre un risultato positivo per il settore della carta. È stato inserito nella lista delle industrie energivore che potranno avere sostegni da parte dello Stato fino all'85% per quanto riguarda le quote delle emissioni di CO2. Se vogliamo aiutare le imprese, dobbiamo disporre di uno Stato più snello e capace di decidere e intervenire con tempestività. Ecco perché bisogna avere il coraggio di fare le riforme, quelle istituzionali, ma non solo. Per combattere questa crisi abbiamo bisogno di uno Stato più snello, più veloce, più forte, più determinato e determinante per la nostra economia. Ecco perché oggi è stato proposto un sistema elettorale, il semipresenzialismo alla francese, che prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, in grado di poter decidere e affrontare con forza e determinazione alcune situazioni che devono essere affrontate per
poter dare la speranza vera ai nostri cittadini.